accompagnando questi ragazzi che vogliono fare una preghiera alla Madonna per la loro madre in carcere. Dottor Autieri, sono molto contento che lei abbia avuto questa delicatezza. Ecco, facciamo questo con piena gioia. Celebriamo la supplica, questa preghiera straordinaria che il beato Bartolo Longo ha lanciato in tutto il mondo. O augusta regina delle vittorie, o sovrana del cielo e della terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o regina gloriosa del rosario, noi devoti figli tuoi raccolti nel tuo tempio di Pompei, e fondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. O rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo d'amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Bartolo Longo muore all'età di 85 anni il 5 ottobre 1926. Il 26 ottobre 1980 Papa Karol Wojtyła lo proclama beato, additandone al mondo le sue eroiche virtù.